28 ragioni che abbiamo scritto per ritirarci immediatamente, appunto predisponendo un exit strategy dall'Afghanistan. Innanzitutto è grazie al Movimento 5 Stelle, in particolare se si è ritornato con una legislatura in cui nessuno metteva in dubbio la validità della missione in Afghanistan, e grazie a noi se si parla di nuovo di guerra in Afghanistan. Le ragioni per le quali occorre uscire dall'Afghanistan sono: è una guerra, muoiono migliaia di bambini, l'Occidente non ha la chiave della saggezza e nessuna verità assoluta, non si esporta la pace con i droni e le bombe, ci muoiono i soldati italiani, è vero. Gli afghani, anche i talebani, non hanno mai minacciato la nostra popolazione, è una guerra persa, ci costa 2,5 milioni di euro al giorno, ci è costata in totale 5 miliardi di euro, crea disoccupazione, crea povertà, ha aumentato la produzione di oppio in Afghanistan, è la guerra, pensate, più lunga dalla seconda guerra mondiale in poi, viola l'articolo 11 della Costituzione italiana, va contro il diritto internazionale, Bin Laden è morto, non esiste alcuna relazione tra i talebani e l'attentato delle Torri Gemelle, gli americani stanno trattando già con il Mullah Omar, i talebani, grandi città a parte, hanno riconquistato gran parte del territorio afghano, il popolo afghano, dopo aver cacciato gli inglesi e i russi, non vuole più presenza straniera, meglio finanziare la cooperazione, con i soldi stanziati costruiamo ospedali sia in Afghanistan che in Italia, entrare è stata un'idea del condannato Mariolo Brianzolo, delinquente Berlusconi, viola il principio basilare dell'autodeterminazione dei popoli, l'opinione pubblica italiana è contraria, vengono utilizzate tecniche di tortura sugli afghani, le guerre servono solo per vendere armi, citazione di Papa Francesco, e non esiste una guerra che mette fine alle altre guerre, citazione di Tiziano Terzani. Grazie a tutti.